Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. C'è Vittoria Baldino, perché in tutto questo per oggi sotto i 5 Stelle sono un po' sul banco degli accusati, incredibile ma vero, perché c'è questa riforma tanto voluta dai 5 Stelle, si dice in qualche modo li abbiamo tagliati, abbiamo parlato di quanto li paghiamo, a noi ci interesserebbe dai cittadini che lavorassero bene, pensate un po', vorremmo pagarli, il numero fate voi ma lavorate bene, mi verrebbe da dire. Detto questo però, voi avete detto la forma è sostanza, ha detto 5 Stelle, se ho capito bene Baldino, quindi la Meloni deve andare al Quirinale, perché di fatto è stato bocciato un documento in aula, non è possibile far finta di niente, andare avanti, rivotare, ho capito bene? La Baldino mi sente? Ma sì. Tanto buongiorno, ma dico signori, sì, vi sentiamo, voi mi sentite? Sì, tranquilla, vai. Mi sentite? Sì. Ok. No, dico, ma di cosa stiamo parlando? Qui abbiamo una maggioranza che non ha i numeri per governare, perché il vero ponte non è il ponte sullo stretto, ma il ponte dal 25 aprile al 1 maggio, e la colpa è del taglio dei parlamentari. Io vorrei ricordare soltanto una cosa agli autorevoli ospiti che lei ha in studio, che saluto, che si in pandemia abbiamo votato circa 5, adesso non ricordo, scostamenti di bilancio. 5 scostamenti di bilancio, Vinzolini, mi ascolti? Sa da dove venivano i deputati per votare gli scostamenti di bilancio? Dalle zone rosse, per mettere a rischio, mettendo a rischio anche la loro vita, la vita delle loro famiglie. Non abbiamo fatto mancare un voto nella scorsa legislatura in pandemia per votare gli scostamenti di bilancio. Devono assumersi le proprie responsabilità di fronte al paese. Sono o non sono in grado di governare? Ce lo dicano, perché ieri hanno fatto fare una figuraccia all'intero paese e anche in Europa. Quindi è inutile andare a cercare, anche perché, mi scusi dottore Stabilino, voglio dirle anche una cosa, questi qua hanno distribuito, basta con questa storia, hanno distribuito posti di governo e di sottogoverno per mettere a posto tutti i peones di tutta la coalizione. Allora, hanno dovuto Baldino. Dare un ministero a Musumeci, il ministero del mare, lo concludo, alla fine gli hanno tolto il mare e i porti e gli hanno dovuto dare la protezione civile per farlo contento. Era necessario? Non era necessario, quindi pensassero a governare invece di cercare colpevoli. Allora, Augusto ha posto un problema tecnico, ha detto quando cambi. Ma fatta coi piedi come al solito, e questo è il punto. Ma perché se tu fai una riforma e diminuisci il numero dei parlamentari, è evidente che devi cambiare i regolamenti. Non c'entra nulla il taglio. È una banalità, è un'ovvietà. Ma dai, sempre cose fatte da te. Diciamo due cose diverse. Secondo me, scusi Baldino, io credo che Augusto ponga un problema che abbiamo posto centinaia di volte. Le riforme costituzionali vanno fatte molto bene, stando attenti ai particolari. E questo è un punto. L'altro punto è quello che è accaduto ieri in aula, che ha a che fare con grande superficialità. Sono due cose differenti. Dopodiché, cioè, Augusto poneva un problema anche per il futuro. Okay, diceva allora c'è un problema di malfunzionamento. Oggi, perché altrimenti sembra che stanno cercando un colpevole. Ma dai. Va bene, no, ma infatti, guardi, no, sia tranquilla. Che ne non ci caschiamo. Volta, no, no, le dico una cosa, così lei si tranquillizza. Baldino, ma non parliamo oggi, noi per dire che facciamo, la colpa è del 5 Stelle, facciamo informazione, non ci caschiamo. Cioè, che il problema sia soltanto il taglio dei parlamentari, quello è un pezzetto. Anzi, se sai che li hanno tagliati, sarei più attento. Andrei in aula con più, cioè, voglio dire, non so come dire, no? Andiamo tutti i giorni al lavoro e stiamo molto attenti alle posizioni che occupiamo, perché se abbiamo un ruolo e una responsabilità, cerchiamo di portarla avanti, ma insomma non sono cose proprio di buon senso. Devo sentire Borgonovo.